Oggi voglio farvi vedere come prepariamo un manico prima delle sagomature. Si parte da questo, dove praticamente io ho incollato il manico fermato con un pin e poi il blocchetto è stato grossolanamente, diciamo, disegnato e sbozzato e tagliato con la sega. Ora andrò a fare una finitura, diciamo, un po' migliore del manico per dargli una sagoma non definitiva, comunque diciamo più vicina possibile a quello che vorrò poi sia il mio risultato finale. A questo punto abbiamo sagomato, sempre tenendoci ancora un pochino larghi, perché tanto avremo poi tempo dopo di riprenderlo. Vedete, qui devo ancora salire per riprendere la linea, qui devo un po' scendere, ma insomma abbiamo dato già una sgrossata e una pulita tutto intorno al manico. Ora, prima di procedere sulle sagomature, è fondamentale vedere che il manico sia stato incollato in linea con la lama, perché può capitare spesso, basta veramente qua su anche qualche decimo e qua giù ci troviamo il manico che gira da una parte all'altra. È quindi importante, nel caso succeda, e spesso succede, di sistemare il manico sugli spessori laterali in maniera tale da essere simmetrici sulla lama e centrati. Per fare questo, io ho trovato questa bella cosina qui. È una livella laser della Lidl, 8,90, e vi farò vedere a questo punto come la utilizzo. Fisso il telefono per avere le mani libere. Ok, spero che si veda così. L'accendiamo, la nostra livellina. Vedo le luci della livella, spero di sì. Sì, si vedono, ok. Allora, fermo la lama su una morsa in maniera tale che sia pari sul piano. Metto un po' di carta per non graffiarla e la stringo. A questo punto mi sposto e vado a cercare la linea. Credo che qui si riesca a vedere. Ora dopo magari lo riprendo in mano e ve lo faccio vedere meglio. Vediamo un po'. Spero che si veda la linea rossa del laser che va sulla lama e viene centrata sul manico e come vedete in fondo al manico non siamo perfettamente diritti. Qui abbiamo meno legno e qua ce ne abbiamo di più, quindi il manico è stato leggermente spostato in questa direzione. Senza muovere, prendo la penna e vado a tracciare, vado a riportare praticamente la linea laser sul manico. Giro il coltello e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Anche qui vado a rimettere in linea la lama, a vedere la linea rossa sul
su tutto il tagliente. Tenete punto di riferimento la punta quassù, vedete qui ora si vede la linea, e qui la parte centrale fino alla guardia. E questo è il riscontro che il manico, come vedete, non è perfettamente centrato. Andate a riportare la vostra linea laser col pennarello. Se andate a vedere il sopra e il sotto, praticamente vi rendete conto che tornano le due righe, coincidono. Ora con il calibro vado a misurare i lati, gli spessori, e vedo quanto dovrò togliere per avere un manico simmetrico. A questo punto ho riprotetto la lama perché non ho più bisogno di avere punti di riferimento perché tanto me li sono già riportati sul manico. Metto il manico fermo in morsa, la lama, e con il calibro vado a riportarmi le tracciature. Controllo come siamo messi. Vedete, qui c'è veramente poco. Il problema poi è che chiaramente più ti allontani e più aumentano le distanze. Qui praticamente non c'è quasi niente. Vedete, mano a mano ci stiamo spostando da qua su a qui, sta aumentando la distanza. Vedete, siamo partiti praticamente da niente, da un'inerzia per arrivare qua giù che saremo a circa un 2 mm. Prendiamo un righello. E andiamo a tracciare una linea. Sui punti. Facciamo la stessa cosa da quest'altro lato. Non è detto che sia uguale, perché io posso aver avuto un problema di incollaggio in questa direzione, come può essere stata invece una traslazione sul lato. Quindi lo vado a verificare sempre con il calibro. Qui vedete già, per esempio, ce n'è di più, quindi il manico è anche girato in questo senso, oltre che in questa direzione, anche sopra e sotto, tanto per capirci, non so se mi sono spiegato. Qui sembrerebbe invece tutto più o meno
Don. Allora, qui noi riprendiamo la linea d'acquisto. Picchio le corna oggi. Per mettere il manico diritto, in questo caso, e si vede anche da qui, spero riesca a farvelo vedere, io devo praticamente andare a mangiare tutto questo pezzo che ho di qua. Quindi anche mangiando più sotto e meno sopra, alla carteggiatrice, al platorello, ora andiamo a togliere. Ed eccoci al platorello. Allora, ricapitolando, io dovrò mangiare tutta questa parte fino ad arrivare alla linea. Quindi dovrò mangiare anche più parte sotto in questa direzione. Qui sotto più o meno sono in pari. E meno di qua. Quindi dovrò andare a affettarla anche un pezzettino in questo modo. Ok? Accendo l'aspiratore e si va. Mascherine sarebbero importanti da mettere. Allora, se si vede, spero di sì, il riflesso, un cazzo. Vedete, io sto mangiando qui e quassù ancora non sto mangiando, se vedete il riflesso della luce. Spero che si veda, perché come vi dicevo, sopra ho da mangiare pochissimo, sotto invece devo mangiare di più, quindi sto mangiando in questa direzione, ma anche inclinato così. Inclinato in questa direzione, così. Forse si vede meglio ora che sto mangiando qui. E il riflesso vedete qui della linea dove sto mangiando. Si vede, vi ci ho messo la luce nel mezzo, scusate. Gli è fatto un bene sto telefono, questi video con la polvere. Le linee che io ho tracciato, le ho tracciate ovviamente a mano con la penna, quindi il riferimento più preciso me lo sta dando il platorello. Cioè, ci sta benissimo che io arrivi a un certo punto qui dove qualche riga non sia ancora visibile. In un altro punto l'ho mangiata, ma perché probabilmente è il platorello che mi sta portando una riga diritta, perché questo è quello che interessa a me, non tanto le righe che ho segnato, io mi servono solo come riferimento iniziale.
se vi ricordate, prima le righe sotto io le ho tirate a occhio, semplicemente tirandola, appoggiando il dito qui, quindi ci sta benissimo, visto che io qui sono in pari e qui sono in pari, che questa riga sia leggermente sbagliata, perché io mi devo riferire poi alla linea che mi dà il platorello, non posso andare a ricercarla, perché sennò mi crea una linea che non è pari. Come vi ho già detto altre volte, la para è importante, vedete come riuscite a ripulire la carta e avere sempre una carta pulita che lavori bene. Sopra vedete lo stesso discorso, qui io l'ho già mangiata la riga, qui lo stesso, questo punto qui evidentemente ho sbagliato a tracciarla e non posso andare a mangiare questo pezzettino qui, perché sennò ovviamente non avrei più un'altra volta le simmetrie, una linea diritta. Devo ancora mangiare un pochettino sotto, sopra praticamente sono quasi arrivata, a parte questa parte finale, sotto ancora devo, quindi devo inclinare un pochettino in questo modo. Come vedete io faccio passate brevi perché in realtà il platorello scalda tanto, quindi è bene che non scaldiate troppo il legno. Questa è una radica di Bacchus, una radica californiana, stabilizzata ovviamente. Possiamo dire che più o meno ci siamo. Ok. Se ora andiamo anche a vedere, io lo metto spesso in controluce per vedere, in questo modo ci rendiamo conto che praticamente abbiamo ricentrato il manico. Ora a questo punto potremo andare a fare tutte le lavorazioni che ci interessano. Se non facciamo un lavoro di questo tipo, il grosso problema è che poi quando andremo a lavorarlo, più lo lavoriamo e più ci rendiamo conto che questo cavolo di manico resta storto, e è bruttissimo quando poi andate a vedere un coltello con un manico storto che tira a destra o a sinistra. Esteticamente è veramente brutto. Spero vi sia interessata la cosa, vi sia stata anche utile, e niente, per le domande io sono qui.